14:30 in punto, siamo pronti per la nostra edizione del giornale. Oggi tante notizie, rimanete con noi, vediamo subito gli argomenti più importanti che abbiamo scelto. Ancora una protesta, ancora sciopero. Stamattina i lavoratori dell'Abramo Customer Care lo hanno fatto in tutte le sedi della regione, da Montalto a Crotone. Temono che il tempo disponibile per garantire il loro futuro occupazionale sia compromesso. L'iniziativa assunta dai sindaci per contrastare la legge sull'autonomia differenziata trova il sostegno del vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato, che invita i cittadini ad informarsi di ciò che accadrà. Brutale aggressione a Tauranova ai danni di un giostraio a compiere violento pestaggio due suoi concorrenti originari delle serre vibonensi. Tu qua non montare. Prosegue la battaglia del Legambiente per liberare la Calabria dal cemento. La nostra regione è quarta tra quelle costiere per reati di abusivismo. Mentre il Cosenza annuncia il primo acquisto, il centrocampista Juan in arrivo dal Perugia prepara l'accoglienza per il tecnico Massimiliano Alvini. Intanto il Catanzaro non ha sciolto ancora il nodo Vivarini. Allora, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Meritano rispetto, attenzione, forza, sostegno i 1000 lavoratori dell'Abramo Customer Care che stanno protestando ormai da tanti giorni. Oggi ci sono queste 4 ore di sciopero in tutte le sedi dove della società sono i lavoratori hanno protestato vivamente, con forza, con determinazione, lanciando un appello. Attenzione, dicono, noi qui tra qualche giorno perdiamo il posto di lavoro. Ma perché Roma non attiva un tavolo al Ministero per discutere della nostra vertenza? Queste sono le domande che si pongono. E poi ascolterete dalla loro viva voce storie di disperazione, perché marito, moglie magari lavorano nella stessa azienda e se dovessero perdere il posto di lavoro non sanno più a che santo votarsi. Cominciamo con ordine. Partiamo da Crotone, c'è Rosalba Baldino. Non ci sono solo i lavoratori a protestare stamattina, ma anche le loro famiglie. C'è il sindaco Vincenzo Voce con la fascia tricolore, c'è il vicepresidente della provincia, anche lui indossa l'istituzionale fascia blu, vuol dire che ufficialmente la città di Crotone si schiera e appoggia la lotta dei dipendenti dell'Abramo Customer Care. Non possiamo assolutamente, ripeto, permetterci di perdere un posto di lavoro. È un territorio che già soffre tantissime situazioni, quindi un ulteriore dramma sarebbe veramente un dramma sociale questo. I cartelli raccontano i giorni infiniti di una vertenza che non si sblocca e che rischia di mandare a casa più di 1000 lavoratori, e di ieri l'annuncio del Presidente della Regione, un ulteriore mese di proroga. Una proroga che non è nulla, a meno che non abbiamo finalmente la capacità di utilizzare questi 30 giorni per sederci a un tavolo ministeriale e quindi trovare una soluzione strutturale che è unica in questo momento. Cessione ramo d'azienda, cavolate, riguarda pochi lavoratori i cui diritti vengono torturati, tritati e tra l'altro non c'è neanche una partecipazione di team, come fare i conti senza l'oste. E poi c'è un'ipotesi di digitalizzazione che non è a breve termine, a quanto pare sono emersi una serie di intoppi di cui dovrà rispondere il Presidente della Regione Calabria, quindi oggi noi faremo la conta delle responsabilità, faremo un vero e proprio appello, nome e cognome, dei parlamentari presenti e assenti, compreso il Presidente Occhiuto, e li andremo a cercare. L'assenza dei 19 parlamentari a cui si chiede di trovare a Roma, nella sede del Ministero, la soluzione pesa. Una crisi che non riguarda solo i call center, ma che investe il territorio. Oggi, in segno di solidarietà, i negozi hanno abbassato le saracinesche e i rappresentanti di categoria sono scesi in piazza. Viene meno il potere di spesa da parte delle famiglie, quindi parliamo di oltre 10 milioni di euro annui che vengono meno in termini di lavoro al nostro territorio, famiglie che rischiano di andare in difficoltà, anzi già lo sono, bisogna reagire in maniera compatta. Una città che per 4 ore è stata coesa, un segnale forte per la politica. E lasciamo Crotone, perché parlavamo di altre sedi della società, anche qui in altri luoghi della Calabria si è protestato vivamente. Andiamo a Montalto Ufugo, qui c'è Alessia Antonucci.
poi mi sono trasferito qua. Ci siamo conosciuti. Due stipendi che rischiano di svanire, un'età in cui è difficile trovare lavoro in Calabria, due figli da sfamare e la speranza che l'avvertenza dell'Abramo Customer Care possa risolversi presto, chiusa in una bolla che evapora lentamente. Ci siamo conosciuti proprio in azienda, io ho cominciato a Crotone 27 anni fa, mia moglie un po' di meno qua a Cosenza, poi mi sono trasferito qua, ci siamo conosciuti, ci siamo sposati, abbiamo messo su una famiglia. La domanda è adesso? Adesso, secondo me, qualcuno se n'è fregato veramente troppo. Istituzioni, sindacati, i colleghi stessi, non lo so. Però noi siamo in amministrazione straordinaria da più di due anni, più concordato precedente, e nessuno ha fatto niente. Noi siamo arrivati al giorno, a tre giorni dalla chiusura definitiva, una vergogna infinita, nessuno se n'è fregato di nulla. Cosa farà la mia famiglia adesso? Cassa integrazione, NASPI, ci iscriviamo al collocamento. Questo è il destino mio e di mia moglie, ma casi come i miei in azienda ce ne sono veramente tantissimi. I fischietti e le bandiere sono ulteriori compagni della protesta dei dipendenti dell'Abramo Customer Care di Montalto Fugo. Da qui sono partiti per poi concludere il sit-in itinerante davanti la sede della TIM. Una situazione, ripetono i lavoratori e le lavoratrici, che si poteva risolvere da tempo. È incerta, più che altro non sappiamo nulla in realtà. Non abbiamo nessuna informazione, è proprio questa più che altro la motivazione per la quale siamo qua. Lei da quanto tempo lavora per l'Abramo Customer Care? 14 anni circa. Quindi è diverso tempo ormai. Ed è da diversi anni, sono almeno 4 anni che questa situazione va avanti, con brevi proroghe, nessuna comunicazione. Di solito attendono l'ultimo giorno prima di darci qualche informazione in merito. La proroga di un mese della commessa TIM però non basta. Non possiamo stare con 300 euro di cassa integrazione e un futuro incerto in ogni aspetto. Quindi siamo stanchi e lo diciamo al Presidente Occhiuto. Presidente Occhiuto, si faccia portavoce seriamente, però non a propaganda elettorali. Abbiamo bisogno del nostro lavoro e siamo realmente in crisi e arrabbiati. Questa è la voce dei lavoratori, bisogna comprendere il momento di grande ansia, di tensione che si sta vivendo in queste ore. Immaginate perdere il posto di lavoro, che cosa significa, le testimonianze le avete ascoltate. Dice, adesso che si fa? Si scrive alla lista di collocamento e si attende una chiamata per ricominciare entrare a far parte del circuito del lavoro. In Calabria è difficilissimo, se si esce, rientrarci è un'operazione molto ma molto complicata. Autonomia differenziata, beh, ha fatto rumore la presa di posizione di oltre 70 sindaci guidati dal sindaco di Catanzaro, che chiedono alla regione appunto di rivolgersi alla Cassazione, perché bisogna, alla Corte Costituzionale, che bisogna cancellare questa legge sull'autonomia differenziata. A questa protesta dà il suo assenso anche il vescovo dell'arcidiocesi di Cosenza Bisignano, Monsignor Checchinato, e nel servizio che è preparato da Gianluca Pasqua sentirete anche la voce della senatrice Tilde Minasi della Lega, che tra virgolette bacchetta i sindaci. Vediamo. Cresce il movimento dei sindaci che aderiscono alla chiamata del primo cittadino di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha proposto di impugnare la legge sull'autonomia differenziata. Un appello rivolto al presidente della regione Roberto Occhiuto affinché difenda la Calabria da una riforma che per tanti nasconde insidie e pericoli per il sud. A schierarsi da subito contro l'autonomia differenziata, quando era soltanto un'ipotesi, l'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, critico nei confronti di chi solo ora si rende conto di quanto è avvenuto. Io mi auguro che di fronte a questa legge che ormai è passata, speriamo che si possano fare passi per contrastarla, per contrastarne l'attuazione. Purtroppo ci troviamo di fronte a questa e ad altre leggi, di fronte ad un temporeggiare da parte di tantissime realtà, da parte delle istituzioni, ma anche da parte di associazioni che avrebbero potuto e dovuto, a parer mio, dire una parola un po' più forte rispetto a questa legge. Ma cosa possono fare i cittadini? Informarsi. L'informazione è sempre una cosa importante, essere consapevoli di ciò di cui si sta parlando in Parlamento e fuori. Ho l'impressione che tanti cittadini, soprattutto del Sud,
non sappiano che cosa è stato votato qualche giorno fa alla Camera. Un invito a un confronto pacato arriva dalla senatrice Tilde Minasi, che bolla l'iniziativa dei sindaci come propaganda. Voglio solo sottolineare ancora una volta che cosa si grida oggi? Si grida contro una legge che detta solo dei principi e che delinea un percorso che dovrà ancora essere tutto costruito prima che lo Stato possa concedere autonomia a alcune materie alle regioni. Ma nel contempo questa legge però prevede dei paletti ben precisi, appunto proprio volti ad evitare che domani ci possa essere una disparità di trattamento tra le varie regioni, perché con la definizione dei LEP nessuna regione potrà partire in una situazione differente dall'altra. 5 milioni sono stati sequestrati, 5 milioni, il valore dei beni sequestrati ad un imprenditore che si ipotizza essere a capo di una 'ndrina, Isabella Roccano. Un imprenditore edile a capo di una 'ndrina. Nel mirino degli inquirenti Domenico Laurendi, detto Rocchellina, coinvolto nell'operazione Eufemos, già condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria, che ha colpito il locale di 'ndrangheta di Santa Eufemia d'Aspromonte, dotato di margine di autonomia rispetto alla cosca di riferimento, quella degli Alvaro, al cui interno l'imprenditore avrebbe rivestito un ruolo di vertice. Adesso i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata e dei Comandi Provinciali di Ancona e Pesarrubino, coordinati alla DDA Regina, hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro. Il sequestro è frutto della sinergica collaborazione tra forze di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata. L'imprenditore, secondo gli inquirenti, sarebbe stato capo, promotore e organizzatore di una fazione mafiosa all'interno del locale di 'ndrangheta, con compiti decisionali e di pianificazione delle azioni delittuose da compiere. L'uomo, condannato in secondo grado alla pena di 19 anni di reclusione, secondo l'accusa pianificava anche le attività economiche attraverso cui riciclare il denaro e coordinava operazioni patrimoniali finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione con l'intestazione fittizia dei beni a lui riconducibili. Sulla base di quanto emerso dall'inchiesta Eufemos, la DDA ha delegato il GICO a svolgere un'indagine economico-patrimoniale finalizzata all'applicazione di misure di prevenzione, e dagli accertamenti è emersa la sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore del patrimonio accertato. Il Tribunale ha quindi disposto il sequestro dell'intero compendio aziendale di una ditta individuale e due società operanti nel settore edile, 10 immobili di cui 3 terreni e 7 fabbricati situati nelle province di Reggio Calabria, Ancona e Pesarrubino, oltre a rapporti bancari, finanziari, assicurativi e relative disponibilità. E adesso parliamone con Arcangelo Badolati di questo nuovo scossone alla criminalità organizzata della Sibaritide. Arcangelo, che cosa succede? Beh, c'è un imprenditore che sembrava un imprenditore di successo, che si chiama Luca Talarico, originario di Spezzano Albanese, ma che in effetti era invece intronio alla cosca Fora Stefano, così come ha assolutamente ammesso di fronte al PM antimafia Alessandro Riello, che coordina le indagini insieme al procuratore Capomolla su quell'area della Calabria. L'imprenditore offre un quadro inquietante, spiega come venissero organizzate anche truffe nell'ambito dell'agricoltura, e richiama tutti, come dire, ad avere una maggiore attenzione sull'incidenza che la criminalità organizzata ha non solo sul traffico di droga, sulle estorsioni, ma anche sulle produzioni agricole. Talarico, tra l'altro, ha subito qualche mese fa il suicidio del padre, che non aveva voluto seguirlo nel programma di protezione, si è tolto la vita appunto a Spezzano Albanese, quindi è un personaggio significativo. Stanno emergendo queste prime confessioni rese ai magistrati della DDA di Catanzaro. Il processo che lo vede imputato, è stato condannato in primo grado, è il processo Cossa, un processo istruito proprio per far luce su questa capacità di condizionamento sull'imprenditoria agricola che le cosche sibarite hanno. Lì in quell'area della Calabria c'è un altro pentito importante che si chiama Gianluca Maestri, e poi c'è un pentito, Paolo Cantore, che sembra essere in grado di fornire anche indicazioni su fatti di sangue. Credo che sarà una delle zone più battute dalla magistratura antimafia nei prossimi mesi. A te la linea, direttore. Contiamo adesso di un pestaggio nei confronti di un concorrente, parliamo di Geostrai, lo scenario è la città di Taurianova. Beh, insomma, botte da orbi. Isabella Roccano. Le telecamere di videosorveglianza registrano il raid punitivo nella centrale Piazza Fava di Taurianova, nel Regino. Un pestaggio con calci, pugni e colpi di bastone.
La vittima è un giostraio, così come i suoi aggressori. In due sarebbero gli autori del raid punitivo messo in atto contro un concorrente per costringerlo a non montare la propria giostra in occasione della festa di Sant'Antonio a Taurianova. I carabinieri adesso li hanno arrestati e posto ai domiciliari. Si tratta di due giostrai originari delle Serre Vibonesi, indagati per estorsione, lesioni e danneggiamento. Secondo l'accusa, prima le minacce nei confronti del rivale: tu qua non devi montare. Poi, il 6 giugno scorso, la brutale aggressione. La vittima, soccorsa da alcuni passanti, è stata portata nell'ospedale di Polistena. Ha trovato la forza di raccontare tutti i dettagli ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Le sue dichiarazioni hanno così permesso di ricostruire l'intera vicenda e identificare gli aggressori, due fratelli di 31 e 21 anni, nei cui confronti il GIP di Palmi ha emesso una misura cautelare. Gli arrestati, già noti alle forze dell'ordine, avevano già tentato di scalzare il competitor dalla precedente festa di Sant'Antonio. Nel 2023, infatti, la vittima era stata avvicinata dai due, che volevano essere gli unici a montare le giostre nella zona destinata alle attività degli ambulanti. Visto terribili queste immagini, si intravedono attraverso il vetro, per riprese da una telecamera evidentemente posizionata all'interno di un locale, ma rendono l'idea della brutale aggressione. Parliamo adesso invece dell'aggressione alle nostre coste, bellissime, straordinarie, del cosiddetto cemento illegale. C'è una graduatoria che è uscita nella giornata di ieri e la Calabria risulta quarta in graduatorie per presenza di cemento illegale, e Legambiente si batte appunto per liberare la nostra terra e fare in modo che le sue bellezze tornino a splendere. Alessia Antonucci. Sono 1046 i reati legati al ciclo illegale del cemento accertati lo scorso anno in Calabria, e quanto emerge dall'anteprima del dossier Mare Mostrum di Legambiente, che colloca la nostra regione alla quarta posizione con la Campania in testa a questa triste e preoccupante classifica. Si tratta di un dato, questo, che è in aumento in tutte le regioni costiere, segnando più 11%, ma in Calabria diventa ancora più inquietante, perché tra il 2022 e il 2023 in Calabria, appunto, su questo tipo di reati si è verificato un aumento di oltre il 20%. La cementificazione selvaggia lungo le coste calabresi è un fenomeno da monitorare. Anche per questo, come avvenuto nel 2023, Legambiente con la regione ha riproposto abbatti l'abuso. Su 6.197 ordinanze di demolizione emesse, soltanto il 9,6 sono infatti state eseguite, e in generale abbiamo registrato da parte dei comuni un'assenza trasparenza. Ripristinare la legalità allo stato dei luoghi attraverso prevenzione e controlli. Mai più l'ecomostro diffuso di Caminia di Staletti, dice la Presidente, parlando delle 71 villette costruite a 30 metri dalla spiaggia senza alcun titolo edilizio, sottraendo così alla collettività per oltre 50 anni un bene pubblico. Soltanto a partire dal 2020, tra il 2020 e il 2021, sono state abbattute 13 di queste villette, le altre sono ancora in piedi, e si sta lentamente procedendo a ripristinare lo stato dei luoghi. Questa è la battaglia di Legambiente che va avanti da tempo. Torniamo su un argomento del quale ci stiamo occupando da più tempo. E il problema è quello della siccità. Beh, evidentemente esiste, c'è il rischio davvero di soffrire la sete nei prossimi mesi. Tant'è che il Governo nazionale, il Ministero dell'Ambiente, ha stanziato 32 milioni di euro per la nostra regione. Gianluca Pasqua. L'allarme siccità è stato lanciato. Il dato preoccupante riguarda la portata delle sorgenti, ridotta anche del 50%, e lo scarso riempimento delle dighe. È un'emergenza da affrontare modificando i propri comportamenti, ma anche con interventi straordinari che limitino la dispersione e migliorino l'utilizzo delle risorse idriche a disposizione. 5 finanziamenti per un totale di 32,4 milioni di euro sono stati destinati alla Calabria dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del primo stralcio attuativo delle risorse destinate sul piano nazionale al contrasto alla siccità, definite nel piano idrico. Ne dà notizia Vandaferro, sottosegretario all'Interno.
Dei finanziamenti richiesti dalla Regione Calabria, 20,2 milioni sono destinati ad interventi sulla diga sul torrente Lordo a Siderno, 3,3 milioni ad interventi di riparazione della traversa fluviale nel fiume Savuto a San Mango d'Aquino, 5,3 milioni per interventi sulla sicurezza della diga del Farneto del Principe a Roggiano Gravina, 1,3 milioni per interventi di miglioramento ed adeguamento sismico della diga Re di Sole a San Giovanni in Fiore, 2 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga del Votturino a Serrapedace. L'importante investimento in interventi destinati a migliorare la sicurezza e la gestione efficiente delle risorse idriche, commenta il sottosegretario Vandaferro, dimostra l'impegno del governo per prevenire i danni causati dalla siccità, sostenere l'agricoltura e proteggere le risorse naturali. Allora, i soldini arriveranno, speriamo di migliorare la situazione. Nessuno di noi ha dimenticato la tragedia di Cutro e nemmeno l'ultima, quella di Roccella Ionica. Ricorderete che allora è apparso su tutti i teleschermi delle più grandi televisioni del paese, quelle nazionali ma anche quelle locali, perché anche noi facciamo lo stesso lavoro, lo stesso mestiere, il racconto del pescatore, il primo che ha visto quello che stava accadendo. Ebbene, quel racconto è diventato uno spettacolo teatrale. Lo sa Babaldino. Quella mattina mi chiamavano le mamme sulla spiaggia e dice: Vince, c'è... gli portiamo i cornetti, ci sono volete portare le coperte, portiamo qualcosa da bere, capito? Questo sono i calabresi. Non riesce a trattenere le lacrime Vincenzo Luciano, il pescatore che per primo ha steccato di Cutro in quell'alba del 26 febbraio 2023, era di domenica, ha soccorso i superstiti del tragico naufragio in cui hanno perso la vita 94 migranti. Il mare di quella mattina, i corpi sulla spiaggia, l'umanità smarrita ha cambiato la vita di quest'uomo che stenta, così come la sua comunità, a superare il dolore e i suoni di quelle ore, le onde del mare, le grida d'aiuto, i mezzi di soccorso. Vincenzo si racconta ospite della prima edizione di Naufragi in scena al piccolo teatro Artea di Cosenza, dove i giovani attori del biennio accademico hanno curato il reading tratto dal libro Quale umanità di Vincenzo Montalcini. Sapete una cosa? Io sono la bambina più fortunata del mondo, perché domani è il mio compleanno. E papà mi ha promesso che finalmente vedrò il mare. Ha prenotato 2 posti in barca e faremo il viaggio più bello del mondo. La serata conclusa da Alissa del Mare, il corto teatrale premiato al Festival Nazionale in Corti di Roma con Andrea Puglisi e Chiara Conti. L'emozione più grande è stata quella appunto di riportare questa storia, una storia di un padre e di una figlia che partono per un viaggio, il giorno dell'11° compleanno della bambina, e partono per questo viaggio, un viaggio della speranza. Alissa e Ryan stanno su una barca insieme a tante altre persone. L'incasso della serata devoluto al Moci Cosenza PS, che da anni è impegnato per garantire accoglienza e dignità e integrazione ai migranti che approdano nella nostra terra. E adesso parliamo di scuola. Quando si guarda in avanti, quando c'è la possibilità di immaginare scenari nuovi, quando si dà ai giovani la possibilità di sognare e realizzare il loro piccolo sogno, si è già fatto davvero tante. Ed è interessante questo servizio che vedete adesso, perché proietta la De Coubertin, la scuola di Rende, verso una dimensione nuova. Quando c'è la volontà, ci sono le capacità, c'è la determinazione giusta, si raggiungono risultati davvero importanti. Paolo Talarico. Sembra un documentario realizzato da navigati professionisti ed invece a firmarlo sono dei ragazzi. Sono precisamente gli studenti della classe prima C della scuola secondaria di primo grado De Coubertin di Rende che hanno preso parte a un corso di 20 ore sul giornalismo e le nuove tecnologie coordinato dalla professoressa Carmela Formoso. I sogni partono da qua, il titolo del documentario sulla città di Rende che ha visto gli studenti rapportarsi con rappresentanti istituzionali.
un percorso di orientamento verso scelte future, ma certamente anche un percorso di crescita umana. È nato, lo dicevo, dalla consapevolezza che il mondo ha bisogno di ragazzi formati, ragazzi in grado di affrontare i problemi della quotidianità, ragazzi che si devono abituare a lavorare in team, in gruppo. Quindi quale modo migliore? Soprattutto ragazzi che debbano continuare a sognare e sognare magari di realizzare i propri sogni, i propri desideri, gli obiettivi più grandi, più intimi nella propria terra, che è una terra davvero sfortunata, ma è una terra straordinaria. Quindi abbiamo unito le più cose, il nostro orientamento al domani, ragazzi orientati al domani, orientati al futuro, orientati al mondo del lavoro. E chissà, tra questi ragazzi che hanno partecipato al progetto, magari qualche futuro giornalista può esserci. Qualcuno potrà decidere di intraprendere questa carriera, altri no, ma da questo percorso avranno certamente appreso tanto. Una scuola quindi moderna che permette allo studente di esprimersi, capire se stesso ed il mondo che lo circonda per poter effettuare le scelte migliori per il proprio futuro. Noi abbiamo voluto dare gli strumenti per comprendere, capire e potersi orientare anche nelle professioni del futuro, soprattutto con i nuovi media e le nuove tecnologie. Quindi è stata un'opportunità non solo per far diventare loro giornalisti, ma per dare la possibilità di conoscere quelle che sono le professioni e poi autodeterminarsi tranquillamente. E occorre rivalutare il concetto di scuola spostando l'attenzione da tutto quello che rappresenta la struttura, tutto quello che rappresentano le tecnologie alle risorse umane, perché chi rende davvero la scuola quel luogo fantastico, misterioso, magico, dove tutto la realtà si trasforma in qualcos'altro, trasformandosi in quella sapienza per il cervello umano, per il pensiero umano, penso che sia fatto dagli insegnanti bravi, qualificati, sempre più desiderosi di coltivare la propria professionalità, e poi dalla magia degli sguardi dei ragazzi che non ci smettono mai di stupirci. Beh, questa è la strada giusta, continuare a seguire per raggiungere risultati importanti e dare opportunità ai ragazzi di sperimentare nuove esperienze, di sperimentare nuovi linguaggi, entrare in stretto contatto con la realtà che li circonda. Adesso lo sport e il calcio, c'è attesa a Cosenza per l'arrivo oggi del nuovo tecnico Alvini, che sarà presentato alla stampa in un'apposita conferenza stampa. A proposito, vi dico che la manderemo in onda integralmente questa sera alle ore 22, quindi alle ore 22 chi vorrà seguirla potrà seguire questa conferenza stampa. E poi attenzione rivolta anche a Catanzaro, perché il nodo Viorini non è stato ancora sciolto. Paolo Talarico. È il giorno di Massimiliano Alvini. Il tecnico verrà presentato oggi ufficialmente a Cosenza, nella sala stampa del San Vito Marulla, ma il nome nuovo è un altro, ovvero quello di Christian Kwan. È lui il primo acquisto del duo Ursino del Vecchio. È stato annunciato ieri sera, infatti, il centrocampista ivorense, ingaggiato con contratto biennale con opzione per un terzo anno. Nato in Costa d'Avorio nel 1999, Kwan proviene dal Perugia ed è un centrocampista dinamico, dotato di capacità di inserimento e capace di ricoprire diversi ruoli dalla mediana alla tre quarti. Ha collezionato 107 presenze in Serie B, siglando 15 reti. Già in passato, precisamente nella stagione 2021-2022, è stato allenato sempre nel capoluogo umbro dal tecnico Massimiliano Alvini. Fu una stagione decisamente positiva quella, terminata con 35 presenze e 5 reti. Ma se in casa Cosenza tutto procede, in casa Catanzaro la vicenda Vivarini è ben lungi dall'essere risolta. Il tecnico non si è presentato anche alla seconda convocazione da parte della società. Il rischio è che si arrivi al collegio arbitrale, ma è una soluzione che dilaterebbe i tempi e che di fatto non conviene a nessuno. Si sta lavorando quindi sotto traccia per arrivare ad una soluzione in tempi brevi, magari nel giro di una settimana. Del resto, ad attendere sono in tanti, ovvero il Frosinone, ma anche il nuovo tecnico del Catanzaro, a prescindere dal nome, sia esso Aquilani, Bianco o Zaffaroni. È tutto per questa edizione, allora vi ricordo la conferenza stampa di Alvini, la manderemo in onda integralmente questa sera alle ore 22. Vi lascio col raggio di sole, noi ci vediamo più tardi, buon proseguimento. We'll be right back.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Le borse europee si indeboliscono complessivamente a metà seduta. FTSE MIB di Milano e il CAC40 di Parigi cedono lo 0,4%, in calo come l'IBEX 35 di Madrid meno 0,6%, il FTSE 100 di Londra meno 0,2%, resiste il DAX di Francoforte flat. A giugno la fiducia dei consumatori finali nell'Eurozona si è attestata a meno 14 punti, a maggio in Italia i prezzi della produzione industriale hanno riportato un incremento dello 0,3% su base mensile e su base annua evidenzia una contrazione del 4,9%, entrambi in recupero rispetto al mese precedente. A giugno nella stessa area l'indice relativo al clima di fiducia dei consumatori è salito a 98,3 punti, da 96,4 del mese precedente a fronte di un consensus pari a 97 punti. Il clima di fiducia del settore manifatturiero ha segnato 86,8 punti, in calo rispetto a maggio 88,2 e al di sotto del consensus 88,6 punti. Sul Forex l'euro-dollaro si mantiene a 1,069, il cambio tra biglietto verde e yen oscilla in area 160,5. Il petrolio torna a salire con il Brent più 0,8% a $85,2 e il WTI più 0,8% a $81,6. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund aumenta leggermente a 155 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,02%. Tornando a Piazza Affari, accelera e resta in vetta Cucinelli più 4%, dopo l'upgrade da parte di Stifel a buy da hold, seguita da Saipem più 0,9% e Leonardo più 0,8%. Resta in coda Stellantis meno 3,4% penalizzata dai downgrade da parte di Equita, a hold da buy. Peggiora Campari meno 2% dopo che la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su una presunta evasione fiscale da 1 miliardo di euro, su una base imponibile di circa 5 miliardi riguardante la holding lussemburghese Langfin. Vendite anche su Recordati meno 1,2%. Grazie e al prossimo aggiornamento.